La sostenibilità è forse la più grande sfida del nostro millennio. Lo dicono gli scienziati, lo chiedono le nuove generazioni, ma soprattutto ce lo dice l'ambiente. Ogni giorno ne sentiamo parlare. Ma che cosa vuol dire davvero impegnarsi per rendere il nostro mondo e la nostra società più sostenibile? In questo podcast vogliamo raccontare le storie di supereroi, diversi da quelli che siamo abituati a vedere al cinema. Non portano una maschera, non volano e non corrono alla velocità della luce. I loro superpoteri sono la resilienza, la perseveranza, l'audacia, la visione. E il risultato del loro impegno rende il mondo per davvero un posto migliore. Ciao, sono Petra e questo è il primo episodio di PMI Heroes, il podcast che racconta alcune storie di imprese italiane che ogni giorno si impegnano con la loro ricerca e il loro lavoro a rendere il nostro mondo più sostenibile. Di sostenibilità oggi si parla molto, ma che cosa vuol dire realmente? Quali sono le sue forme? La risposta ce l'ha data l'ONU, che da tempo si batte per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti. Parliamo degli obiettivi di sviluppo sostenibile raccolti nell'Agenda 2030. Obiettivi, appunto, che mirano ad affrontare e risolvere importantissime questioni legate alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo economico e sociale. Parliamo di tutela della vita sulla terra e sul mare, di riduzione delle disuguaglianze, di istruzione di qualità, di energia pulita, di innovazione. In questo podcast vi racconteremo le storie di imprese italiane capaci di lasciare un'impronta su questa strada di cambiamento. Nessuno di noi vorrebbe mai avere paura di andare al lavoro. Tutti, nessuno escluso, abbiamo il diritto di poter lavorare in un ambiente sicuro, ordinato e dove si adottano tutte le precauzioni necessarie per evitare incidenti. E infatti uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU è proprio questo: promuovere un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti i lavoratori, senza alcun tipo di distinzione. Eppure i numeri parlano chiaro. In tutto il mondo gli infortuni sul lavoro sono ancora un problema grandissimo. In Italia, nei soli primi 10 mesi del 2021, sono stati più di 400.000 gli infortuni sul lavoro e purtroppo circa 1.000 hanno avuto un esito fatale per il lavoratore. Sentirsi al sicuro è fondamentale per cominciare ogni nuova giornata di lavoro, sia che siamo in ufficio seduti davanti ad un computer, ma soprattutto se dobbiamo affrontare lavori più pericolosi. Lo sanno bene in CMCSRL, che dal cuore della Puglia opera fin dal 1992 nel settore delle piattaforme aeree. Macchine diffuse soprattutto nel settore edile ed impiantistico, le cui braccia meccaniche permettono il sollevamento e lo stazionamento in quota di uno o più operatori. Sospesi a decine di metri di altezza dal suolo, la sicurezza diventa un fattore fondamentale. Giuseppe Moretti è Chief of Production Plant di CMC. CMC è un'azienda specializzata nella progettazione e nella costruzione di piattaforme aeree cingolate di tipo ragno. Abbiamo una vasta gamma di ragni cingolati dal 13 metri a 41 metri di altezza. Siamo leader nel settore con oltre 50 concessionari in tutto il mondo. Nonostante questo, ha un ruolo importantissimo nel territorio di Bari. Attualmente abbiamo circa 112 persone, ma l'azienda è in continua crescita. Infatti, prevediamo di assumere ulteriori dipendenti nei prossimi mesi. Lavorare a più di 30 metri da terra richiede calma, sangue freddo e soprattutto la strumentazione giusta per evitare incidenti. Nel caso di CMC, la sicurezza degli operatori è al centro della progettazione e dello sviluppo dei vostri prodotti. All'interno della nostra mission, la sicurezza è uno dei valori ai quali facciamo maggiormente riferimento. Partiamo dalle sicurezze passive, PDI, cinture di sicurezza e piastre di ripartizione che appunto aumentano la stabilità delle nostre piattaforme durante il lavoro. Inoltre abbiamo posto la sicurezza degli operatori al centro dei nostri processi di ricerca e sviluppo per la progettazione di nuovi macchinari e di nuovi sistemi. Sicurezza che perseguiamo poi come membri di numerose associazioni internazionali, tra cui l'IPAF e l'OSHA, solo per citarne due, con i quali perseguiamo l'elevato obiettivo di educare tutta l'industria del sollevamento italiano grazie alle buone pratiche che importiamo dagli Stati Uniti e dal mondo. Un obiettivo sfidante e sul quale crediamo molto. E nella pratica, che cosa fate per proteggere chi lavora sulle vostre piattaforme?
Oltre una progettazione maniacale, ci serviamo di molte tecniche e tecnologie che ci permettono appunto di creare e progettare una macchina perfetta e molto sicura. Per esempio, tutte le nostre macchine, prima di essere messe in produzione, quindi prima di essere vendute, vengono sottoposte a prove di fatica con strumenti progettati ad hoc dalla CMC. Oltre questo, abbiamo dotato le nostre piattaforme di tanti sistemi di sicurezza, tra cui uno, il cosiddetto SCS, il Self Control System. Questo permette di stabilizzare la macchina in automatico e di autolivellarla, quindi evitando un cattivo posizionamento della macchina. Inoltre, dotate di una funzione, il torno a casa, e una funzione che ti permette di chiudere la macchina tramite un automatismo, evitando così di provocare danni a cose e persone. Oltre questo, abbiamo anche delle celle di carico che determinano con esattezza il peso all'interno della cesta. Questo per far sì appunto che le piattaforme vengano usate nel giusto modo e non in maniera impropria. Lavorare in alto, insomma, ma con solide certezze. Questo è l'obiettivo dei PMI Heroes di CMC. Perché sostenibilità vuol dire anche sicurezza sul lavoro, ogni giorno e senza distinzioni. Un obiettivo che parte dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ma che deve essere raggiunto già oggi, grazie all'impegno di tutti. Grazie a Giuseppe Moretti, Chief of Production Plant di CMC. Per oggi è davvero tutto, ma noi siamo solo all'inizio. L'appuntamento è al prossimo episodio per scoprire insieme come ogni impresa possa cambiare il mondo e diventare una delle PMI Heroes. PMI Heroes, i supereroi delle imprese italiane. Un podcast di Banca IFIS.